La preparazione della gelatina è importante soprattutto quando prepariamo delle torte, delle crostate con la frutta, decorate con la frutta. È importante uno strato di gelatina a coprire la frutta perché in questa maniera la frutta si manterrà fresca, lucida e buona per diversi giorni. Prepararla è semplicissimo, appena 3 ingredienti e pochi minuti di tempo. Qualora avanzasse, potete conservare la gelatina chiusa in un contenitore in frigorifero, ma andrà comunque utilizzata nel giro di 1-2 giorni al massimo. Allora, questi sono 200 ml di acqua, ne aggiungo poca poca. In questa poca faccio sciogliere un cucchiaio di maizena. Faccio sciogliere bene. Ecco, è ben sciolta. Aggiungo la rimanente acqua per un totale di 200 ml. Aggiungo un cucchiaio di zucchero e poche gocce di succo di limone. Mescolo tutto e faccio cuocere qualche minuto fin quando questo composto non diventerà denso. Si è addensata. Questa la possiamo togliere e lasciar stiepidire. E ora distribuisco la gelatina sulla superficie del dolce. Per oggi è tutto, io e Martina vi salutiamo e ci vediamo presto.